Sono aperte dal 2 aprile le iscrizioni alla scuola Holden, scuola per narratori fondata nel 1994 da Alessandro Baricco. La scuola da quest'anno apre in una zona particolare di Torino, il quartiere Aurora, piazza d'incontro delle più diverse culture che vivono a Torino. Noi 2 anni fa cercavamo un luogo adatto per poter mettere la scuola Holden, per farla renderla più grande, avere uno spazio comunque che ci permettesse di poter accogliere molti più studenti di prima. Prima eravamo una scuola dove raccoglievamo 60 studenti all'anno, adesso l'obiettivo è di raggiungere i 300, e cercando un po' in giro tutte le, diciamo così, un po' di strutture che potevano essere adatte a noi, siamo capitati qui davanti alla ex caserma Cavalli. E, in più, il fatto che fossi in un luogo così particolare come Borgodora per noi è stato un valore aggiunto, perché questo ci permetteva anche di fare qualcosa per il territorio. E infatti poi dopo abbiamo vinto una gara, abbiamo costruito questa scuola e il comune, naturalmente, con il comune abbiamo deciso naturalmente di fare una serie di attività e di azioni legate al territorio, che è quello di aprire la scuola il più possibile a tutte le persone che vivono qui, quindi dai giovani agli anziani e anche ai nuovi italiani, diciamo così. È uno spazio, questa è la caserma Cavalli, di 4.000 metri quadri. Stiamo per aprire, dobbiamo aprire ancora, diciamo, circa 800 metri quadri, dove ci saranno ancora delle altre aule. Ci sarà uno spazio dove è possibile venire per leggere i libri, ci sarà una sorta di biblioteca multimediale e poi probabilmente un luogo ristoro per chi vive la scuola. L'offerta formativa per il prossimo anno prevede 6 diversi percorsi di studio che accoglieranno fino a 300 studenti. Tanti giovani provenienti da tutta Italia pronti a confrontarsi e a superare le selezioni per iscriversi alla scuola. Vengo da Ravenna, in realtà a Bologna abito, e sono venuto qua appunto per l'Open Day, per vedere insomma cosa offriva questa scuola e per appunto provare a entrare nel prossimo biennio. Vengo da Cagliari e sono qui perché vorrei frequentare il College Scrivere. Frequento già Holden Weekend e insomma la scuola Holden è per me un sogno. Ho 17 anni e vengo da Barletta. Per me è importantissimo perché non ci sono tante possibilità per me, quindi per questo motivo credo che possa darmi tutto quello di cui ho bisogno per il futuro, perché io amo scrivere fin da quando sono bambina e quindi è troppo, tutto questo è troppo per me. Poi è la prima volta che vengo qui, quindi è fantastico. Scrivo e leggo da una vita e vorrei intraprendere insomma questo percorso. So che è una scuola che può darmi tanti input e tante opportunità appunto per capire quale potrebbe essere in futuro la mia strada. Una scuola di artigiani della narrazione, fuori dagli schemi accademici, pronta a diventare anche un centro di integrazione culturale di un quartiere così multietnico. Noi volevamo farle qualche domanda sulla collocazione della scuola. In questo quartiere è molto particolare di Torino e storico. Sì, questa è una fortuna, perché è stato il caso a portarci qua, però da subito abbiamo capito che era un quartiere molto particolare, abbiamo cercato di capirlo. Prima di aprire la scuola abbiamo incontrati tutti quanti per capire che cosa c'era qua. E ci hanno raccontato di questo buco nero che era questa caserma da anni e anni e anni, e che loro passavano, camminavano sempre con questa specie di buco nero di notte lì così. E da lì è nata la nostra collaborazione con loro. Noi qui siamo aperti a tutti quelli del borgo e cerchiamo di lavorare con loro, lavoriamo con loro, e abbiamo delle cose che facciamo, abbiamo una biblioteca aperta per loro, appena facciamo feste o cose del genere loro sono con noi. E poi adesso abbiamo pensato cosa potevamo fare per migliorare, perché questo è un quartiere anche difficile, perché naturalmente ci sono, diciamo, il 50% sono torinesi, anche vecchio stampo, innamoratissimi di questo borgo. L'altro 50% sono persone straniere, comunque vengono da paesi stranieri, di diversi paesi stranieri, quindi con culture, riti, abitudini. E non c'è molto denaro che corre qua, ma storicamente questo non è mai stato un quartiere ricco, e quindi intanto bisogna far girare un po' di denaro. Noi qui portiamo gente, la gente mangia, beve, cammina e compra. Ma a parte questo bisogna riuscire naturalmente a mettere energia, a smuovere qualcosa. E adesso, dopo un po' di riflessione, abbiamo deciso che,
che di fare una cosa che sembra lontana dalla nostra vocazione, invece in realtà è molto vicina, cioè fare lo sport. E allora abbiamo varato questa idea di aprire una polisportiva di questo borgo, per mettere insieme sia l'energia fisica di questo borgo in molti sport, anche sport che sono tipo, apriremo una società di ping pong, di tennis da tavolo, e qui sono molti cinesi, loro sono bravissimi, contiamo di vincere lo scudetto più presto, e insomma, e con questo lentamente vedremo di riuscire a compattare anche meglio di quanto sia oggi il quartiere, sulla base di questo, che è una cosa, un gesto molto bello fare sport, oppure sulla passione, il tifo, questa, la partecipazione. Quindi insomma la possibilità è quella di creare aggregazione e trovare in questa scuola un punto di partenza e un fulcro. Sì, sì, questo non è un deposito di intelligenze chiuso che bisogna scassinarlo per entrare, questa è una specie di fornace che deve buttare fuori temperatura, calore, intensità, e lo farà. Grazie mille. Prego.